Mi chiamo Alberto Gianfreda, insegno tecniche della scultura qui all'Accademia di Belle Arti di Brera, dove in realtà ho anche studiato, per cui ho un percorso di continuità dai due lati della didattica. Ciao, sono Lisa Tiberi, studio scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera e sono al secondo anno. In questi giorni si sta svolgendo un workshop. Stiamo facendo un workshop con la partecipazione degli studenti internazionali che vengono da Grecia, da Spagna, da Belgio, dall'Iran anche. Su questa questione della didattica di fatto nasce MVD Experiment, che è un progetto che portiamo avanti ormai da un anno. Noi siamo oggi a Milano, di fatto non è una terra dove c'è un conflitto evidente, ma sicuramente c'è una delle fasi più importanti di trasformazione della nostra città, che in qualche modo, anche se in una scala di problematiche differenti, ma ricalcava questa necessità di rindagare il rapporto appunto tra didattica e città. La seconda fase appunto è stato un tavolo di discussione con i colleghi dell'Accademia, con la Scuola di Scultura, dove sono state toccate le problematiche interne alla didattica. Terza fase appunto è quella di MVD Experiment, dedicata completamente agli studenti, che chiaramente sono il centro di tutte le fasi di riflessione, però qui sono loro a praticare e a dar forma al tema della didattica e dell'accoglienza, che non è solo, come dire, una tematica che è stata proposta agli studenti su cui riflettere, ma la dimensione dell'accoglienza è una dimensione, in questo caso, di esperienza diretta. This workshop is really interesting because there are many people from different countries and different cultures. Da questa molteplicità di lingue, di paesi, ho deciso quasi di farci un lavoro. La mia opera è strettamente collegata al tema dell'accoglienza, che è uscito durante il primo giorno di discussione. Quello a cui sono arrivata io è che l'accoglienza può essere concretizzata con un abbraccio, cioè può essere paragonata a un abbraccio. L'ospitalità, l'accoglienza, implica due persone. L'intento è quindi quello di creare un cerchio che si espande, un cerchio che però rimane anche aperto. Come simbolo per l'accoglienza io ho pensato che una grossa sedia potesse essere simbolo di tranquillità e riposo. Io sto facendo un spazio di una casa con un'altra ragazza che è greca, anche lei ha fatto un spazio di casa. I try to create a common space where you can feel hospitable with objects from the academy here. Like creating a home inside the academy. J'ai fait cette collage et maintenant j'ai fait mon vidéo sur la maison. Et c'est quoi la maison pour quelqu'un? Filo rosso. Ho deciso di creare qualcosa semplicemente con un filo rosso di lana e cominciare a intrecciare insieme questo filo. Per me il filo rosso è un simbolo della connessione tra le persone e la rete è appunto il simbolo di tutte le varie connessioni. Il risultato potrebbe sembrare una ragnatela e dato che il tema è l'ospitalità ho pensato che ogni persona può sentirsi ospitato in modo giusto, però in modo diverso. Di fatto quello che poi si vede all'interno di questo luogo è come, pur in un'autonomia di linguaggio, di espressione, gli elementi, le opere dialoghino inevitabilmente per una condizione spaziale tra di loro, ma in una sorta di grande dialogo, di grande rispetto, di un intervento rispetto ad un altro. E alla fine vorrei dire qualcosa anche in persiano. Tashakkur mikonam az همی عزیزان که در واقع این ورکشاپ رو برگزار کردن خیلی خوشحالم و برای همه آرزوی موفقیت خوشحالی دارم. گراسیه چاو.